Adesso? Avanti. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, io vengo per un problema. Io avevo un cugino che non poteva avere figli e la moglie è venuta da voi. Dissi in 9 mesi ha risolto il problema. Per forza, io curo la sterilità. Vedete se mi potete curare pure a me. Perché io ormai sono sposata da 7-8 anni. Senza offesa, insomma, io ho rapporti con mia moglie tutti i giorni, dottoressa. Donna fortunata. Certe volte, anche 2 volte al giorno, dottoressa. Vabbè, ma quello non basta, non basta. No, ma più di 2 volte non ce la faccio, dottoressa. No, nel senso che non serve per fare figli fare l'amore più volte al giorno, Non è quello che serve. Bisogna vedere la potenza, la corsa degli spermatozoi. No, io vado sempre su lì, non mi porta nessuno a peso. Vado da solo e faccio l'amore una volta, faccio l'amore anche un'altra volta. Mi sento tutto, mi scrivo pure gli orari, capito? Perché arrivo un momento giusto, una volta la mattina, una volta il pomeriggio, una volta la sera, una volta la notte. Ho capito. Dottoressa mia moglie non esce in giro in nessuna maniera. Allora, dobbiamo partire per gradi. La prima cosa che è lontano. Dobbiamo partire per gradi, nel senso si comincia una cosa alla volta. Allora, io adesso pensavo dovevo andare in un paese dove si fanno i figli, avete capito? Gradi, invece non è. No. Non ci capito. No. Allora, lo vedete questo barattolo? Sì. Voi adesso andate a casa. Sì. Lo aprite. Sì. E raccogliete il vostro liquido seminale. Dobbiamo fare la conta degli spermatozoi, capito? Te lo devo riempire. Ho capito. Va bene, è semplice. Sarà po' buccaccio e fate quello che dovete fare e me lo portate qua. Posso venire anche domani, dottoressa? Se faccio prima, anche prima? Anche prima, io sto ancora qua 3-4 ore, vedete voi. Ci teniamo assai, avete capito? Ci teniamo assai. Lo so. Grazie, dottoressa, grazie infinitamente. Arrivederci. Buonasera. Buonasera, dottoressa, io sono disperato. Io ho fatto quello che avete detto voi. Vai a casa, pigli un bucacello, mettici il liquido per fare i figli dentro. Dottoressa. È bella, avete fatto o no? Dottoressa, ci ho provato con una mano. Niente. Ha detto, ma provo pure con quella da mano. Dottoressa, peggio di prima. Mi sono fissato a venire, ha detto, vado soggetto a mia moglie. Ha detto, vieni qua, dammi una mano pure tu. Mia moglie prima una mano, poi una mano, figuratevi che mia moglie a un certo punto ha detto, che c'è fa? Voglio ammessarmi a casa, credete, 3 sole. Sono venute 3 sole mia moglie, una mano a casa, una mano alla parte del mascato, fratta, dottoressa. Gesù. Dottoressa, all'ultima tutto, non tenete più a chi chiamare, si chiama la signora mia. Mia suocera ci ha dato una mano pure essa, niente da fare. Dottoressa, ma come maronna sarà questo bucaccio?